del sindaco e del vice sindaco Paolo Romei nel sottolineare quello che non è soltanto un impegno di spesa di investimento, ma anche un impegno sulla manutenzione e spesa corrente. Sarà importante nel prossimo anno, ma anche nel prossimo triennio, l'investimento di questo comune per quanto riguarda la manutenzione del patrimonio viario, strade, marciapiedi e del patrimonio antico. È stato riproposto per il prossimo triennio lo strumento dell'accordo quadro che ha dato dei buoni risultati, con 275.000 euro di investimento su strade e marciapiedi nell'annualità appena trascorsa, che sarà rifinanziato con 600.000 euro complessivi nel prossimo triennio, che si sommano ai 500.000 euro di risorse straordinarie che saranno investiti per la risistemazione della SR 69, nel tratto iniziale che va dal confine a sud della nostra città fino all'incirca l'altezza della pista di pattinaggio, e dalle nostre valutazioni risulta essere il tratto più problematico da un punto di vista manutentivo. Accanto a questi 240.000 euro di stanziamenti previsti per il rinnovo della gara per la manutenzione delle aree a verde rappresentano secondo me un investimento importante per le risorse del nostro comune su quella che è la manutenzione del patrimonio. Passando invece alla parte investimenti, il piano triennale ci descrive sicuramente un impegno importante di questa amministrazione per il prossimo triennio. Un investimento complessivo superiore ai 30 milioni di euro è sicuramente un piano degli interventi importante che è reso possibile soprattutto, come ha già ricordato il sindaco, da quella che è una linea programmatica di questa amministrazione, ovvero puntare sulle progettualità, lavorare per avere dei progetti da poter candidare a bandi di finanziamento di enti sovraordinati. A mio avviso una scelta obbligata per un comune come il nostro che ha nei vincoli del bilancio, che vi ha appena raccontato l'assessore Romei, un elemento molto stringente. Questo lavoro, portato avanti già dall'inizio di questo mandato, vede adesso i suoi primi frutti. Vi cito solo alcuni dei finanziamenti più importanti che abbiamo ottenuto solo nel corso degli ultimi mesi. 273.000 euro dei fondi di coesione per il rifacimento della copertura di Palazzo Corboli, vi ricordava il sindaco, 2.800.000 euro delle risorse PNRR sulla rigenerazione urbana per il progetto di manutenzione straordinaria del Teatro Bucci, i 300.000 euro di fondi della Protezione Civile Regionale su un altro argomento per noi molto importante, ovvero la mitigazione del rischio idrogeologico, saranno utilizzati per un intervento sul Borro al Quercio, i 2.180.000 euro di cofinanziamento per la quasi totalità dell'intervento di realizzazione del nuovo polo scolastico 06. Ecco, questo io credo siano segni di un lavoro che sta dando i suoi frutti su vari ambiti, che sono poi gli ambiti principali su cui abbiamo incentrato la nostra politica di investimento. Infrastruttura, patrimonio, inteso come edifici culturali, scolastici soprattutto, e sportivi, e mitigazione del rischio idrogeologico. Tre ambiti su cui si delinea la nostra politica di investimento. Andando velocemente a tratteggiare quelli che sono i principali interventi, io credo che sia importante partire da quello che è l'infrastruttura. Un ragionamento che abbiamo portato avanti sin dall'inizio sul potenziamento della rete delle piste ciclabili all'interno del nostro territorio, che si inserisce in una riqualificazione di due importanti aree del nostro territorio, come Viale Gramsci e l'anello viario delle Due. Tra questi investimenti vorrei ricordare, come ha fatto anche prima di me il sindaco, il secondo lotto della ciclopista dell'Arno, un investimento da circa 1,5 milioni che va in continuità con il primo lotto di lavori che attualmente sono in corso sul nostro territorio comunale, che riguarderà il completamento del tratto nel comune di Montevarchi fino al confine comunale di Montevarchi, e la ricuscitura del ramo secondario della ciclopista del Chianti, che come dicevamo collegherà il quartiere del Porcellino Punta alle Forche con la ciclabile di via Peruzzi, permettendo agli abitanti del quartiere di poter arrivare in sicurezza sia verso il centro storico che verso la ciclopista dell'Arno, che rappresenta un po' la dorsale ciclopedonale principale all'interno del nostro territorio. A questi due interventi di ricuscitura delle piste ciclabili, risorse importanti derivanti dalla convenzione delle terre della TAV saranno destinate alla riqualificazione di Viale Gramsci e dell'anello viario tra i due monti. Una risistemazione che riguarderà, nel caso di Viale Gramsci, la risistemazione dei marciapiedi, delle asfaltature e il collegamento, diciamo, attraverso questa che ormai è un'arteria urbana a tutti gli effetti, del centro cittadino con l'area scolastica e sportiva. Sicuramente due aree importanti, due centri attrattori all'interno del nostro territorio. Per quanto riguarda invece la riqualificazione dell'anello viario tra i due ponti, si tratterà di un intervento di riasfaltatura, messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali,
e ricucitura delle ciclabili tra il quartiere del centro e il quartiere dell'Ottana. Ecco, apro una parentesi sugli attraversamenti pedonali. Anche su questo siamo risultati assegnatari di un cofinanziamento di 75.000 euro che ci permetterà di rimettere in sicurezza, in continuità con l'intervento che era già stato fatto nel primo anno del nostro mandato, sull'azione attivata dall'amministrazione precedente, alcuni attraversamenti pedonali sul nostro territorio. Un altro elemento sicuramente di attenzione alla mobilità debole su cui vogliamo puntare e su cui prestiamo particolare attenzione anche in fase progettuale all'interno degli interventi che vi ho già detto, nella realizzazione della ciclopista del Chianti, nel tratto dei quartieri Porcellino e Ponte alle Forche, è prevista la realizzazione di 8 attraversamenti pedonali protetti, così come nella riqualificazione di Viale Gramsci e dell'anello viario tra Ponte Bertini e Ponte Ipazia. Saranno risistemati e riqualificati attraverso attraversamenti pedonali rialzati e eliminati, come interventi avete già visto nel tratto precedente del Lungarno, tutti gli attraversamenti pedonali, proprio per permettere alle persone di potersi spostare in sicurezza. Per quanto riguarda invece gli interventi sul patrimonio, vorrei ricordare quello che è un intervento importante a cui personalmente tengo molto e che ritengo sia fondamentale per la riqualificazione dell'area nord della nostra città, l'intervento sull'area sportiva. Circa 1 milione di euro che sarà speso nell'ambito del rinnovo della nuova convenzione per la gestione dei campi Ciantini e Calvani, che si inserisce in 2 interventi che sono ormai in fase definitiva di affidamento e che vedranno la loro realizzazione nei prossimi mesi sullo stadio. Quindi un intervento complessivo di riqualificazione dell'area sportiva che è frequentato ogni giorno da tanti nostri cittadini molto giovani, soprattutto più giovani ma non solo, e che ritengo sia molto importante all'interno della nostra città. Questo per quanto riguarda l'area sportiva. Per quanto riguarda il patrimonio invece vorrei citare 2 importanti contenitori culturali che sono stati risultati assegnatari di 2 finanziamenti, che ricordavo prima, cioè Palazzo Corboli, per cui nel piano triennale è previsto un intervento importante di rifacimento della copertura per complessivi 273.000 euro, e il progetto di manutenzione del Teatro Bucci. Un progetto che abbiamo voluto potenziare in quelle che erano le sue caratteristiche iniziali, permettendo una riqualificazione completa di tutto, non solo dell'edificio, ma anche degli impianti e della risistemazione interna, al fine di avere non solo un edificio ristrutturato, ma un contenitore riqualificato in grado di ospitare quella che è la funzione a cui è destinato, ovvero un teatro che la nostra città aspetta da tempo e su cui ora finalmente abbiamo 2 certezze importanti. Il progetto definitivo che è stato approvato in giunta a inizio anno, nei primi giorni del nuovo anno, e un finanziamento a copertura delle spese di realizzazione. Questi sono sicuramente 2 cardini importanti che ci permettono di avere davanti un orizzonte chiaro di quelle che saranno le prossime fasi, sia di completamento della progettazione che di realizzazione. Attualmente abbiamo ottenuto recentemente, nei giorni scorsi, il parere positivo della sovrintendenza sul progetto e nei prossimi mesi andremo alla fase di progettazione esecutiva per iniziare entro l'anno la procedura di gara per poter affidare i lavori di riqualificazione del teatro. Accanto a queste sono risorse presenti, ottenute e concrete su cui si basa il nostro piano triennale, un investimento importante è stato fatto su 2 progettualità di riqualificazione dei due contenitori scolastici più importanti all'interno del nostro territorio, la scuola media Marconi e Masaccio. Su questo, già in quello che erano un investimento di progettazione fatto già nella vecchia versione del piano triennale, abbiamo voluto investire risorse del nostro ente per definire un progetto definitivo di riqualificazione funzionale, impiantistica e strutturale di queste 2 scuole, che sono le due più frequentate sul nostro territorio, proprio nel tentativo di cogliere questa opportunità del PNRR e ottenere delle risorse e dei finanziamenti per 2 progetti che, come potete vedere dal piano triennale, sono economicamente molto importanti e che non potrebbero essere attuati se non attraverso risorse esterne dal nostro comune. Sono 2 progetti da 6 milioni di euro per ogni plesso scolastico, un investimento sicuramente importante che però ci consentirebbe, qualora riuscissimo a ottenere questo finanziamento,
nell'ambito delle risorse del PNRR, di riqualificare completamente questi due poli scolastici, sia nell'aspetto architettonico, impiantistico e strutturale, anche nella risistemazione delle aree esterne, consentendo di fatto di trasformare quei due edifici ormai realizzati qualche anno fa in due plessi scolastici funzionalmente aggiornati.